Ok, prossimamente la gola delle zucche che è dove abbiamo lasciato indietro. Sì, abbiamo lasciato indietro le pietre dei Numbi. Perché non abbiamo preso la pietra Numbi qua. La. Tanto di calci ce l'abbiamo già, quindi possiamo anche sta foto e ce n'è di questi. Purtroppo il contadino dobbiamo liberarlo di nuovo. Quello è il contadino che si caga addosso. Dobbiamo tipo andare. Aspetta. Ma non è che avevo già la chiave, quindi non dobbiamo. No, ti pare. Vabbè, io adesso libero il contadino e ci vediamo tra un po'. Ok, allora ho sconfitto il boss, la regina delle zucche, sono andato qui sopra e ho capito perché l'altra volta non sono riuscito a passare. Sono un coglione, ma di quelli gravi. Ok. Comunque vabbè, non è che adesso piano piano risolviamo tutto, eh. Allora di Kai'Sa abbiamo già, no? Quindi entriamo in casa della strega, vediamo se possiamo fottere qualcosa. Soldi. Direi che è tutto. Vabbè, evochiamo sta strega del cazzo, bisogna usare il talismano delle streghe. Vuoi tu, mostriciattolo spolpato? Un momento, sei tu, Sir Daniel? Per un attimo non ti ho riconosciuto. Senza le sopracciglia sei molto diverso. Per non parlare del resto della faccia. Sarà più di mezzo secolo che non ci vediamo. E all'improvviso, eccoti qui. Non hai mai scritto! Oh! Che periodo sto passando! Ho dedicato la mia vita alle mie dolci figliole, nutrendole al mio sé, voglio dire, piantandole in un bel terreno ricco. Ed è così che mi ripagano! Con un malvagio e infido atto di ingratitudine! Una zucca rinnegata! Risucchia la forza vitale della terra! È sempre più forte! Cosa hai detto? L'hai ucciso? Beh, gentile da parte tua. Posso ricompensarti in qualche modo? Il mio pezzo della pietra di Anubi? Il tesoro? Beh, forse potrei dartelo per... No! Cosa dico? Oso forse? Oh... E va bene. Ecco, prendilo se devi. Sir Dan? Se incontri mia sorella, la strega della foresta, nei tuoi viaggi, dille di smetterla di ostacolarmi o le bollirò la testa nel suo puzzolente caftano da hippie! Ok? Ciao ciao. Ok, sono riuscito a recuperare un altro pezzo di pietra di Anubi e questa cosa è una cosa molto positiva. Direi che te ne manca solo uno, se oltre ad essere coglione non sono anche uno che ha dimenticato la matematica. Esatto, quindi aiuto. Ok, prendiamo i soldi. Ok, direi che posso andare via. Sì, non ho ammazzato neanche un nemico per fare prima. Aia, aia. Va bene, sbaglio sempre strada. Sono... C'è solo una biforcazione e sbaglio sempre strada. Porca puttana. Di qua, sì, ovviamente, perché... Esatto. Per aver sbagliato strada un'altra volta. La 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 la
E ci vediamo quando recupero l'altro pezzo di pietra di Anubi. Ciao! Ok, ho tutti i pezzi della pietra di Anubi. Ok, devo prepararmi un attimo. E direi che possiamo andare avanti.
Don, sei una vera star. Anche se purtroppo temo una di quelle destinate alla radio. Ti stringerei la mano se non fosse per gli effetti collaterali. Porta il posteriore nella mia barca e andiamo alle rovine infestate. Il passaggio per le rovine infestate. Se qualcuno è determinato ad arrivare alle rovine infestate, è una buona strada. Ora tocca a te, Dan. Il quarto e ultimo pezzo della pietra di Anubi è in questa fortezza. Il destino di tutta Gallomir ora grava sulle tue spalle ossute. Ma, ehi, non preoccuparti. Allora, eccoci qua. Siamo riusciti ad andare avanti. Con 3 pezzi su 4 della pietra di Anubi. Dato che ce l'abbiamo, usiamola. Ah, posso montare la lava, sfigati. La musica di Media è quella famosa. Posso anche sputare fuoco, prima non me lo faceva. Wow. Ok, non me lo fa più. Ah, forse ho capito, un attimo. Devo essere tipo carico per farlo. No. Ma non lo so, Fanculo. Adesso passo sulla lava, me ne sbatto il cazzo. Però va bene. La 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 la, che figata di musica. Ma sono questi cali di frame rate? Mi devo cagare addosso. Perché stai funzionando così male, gioco? Mi sa che non c'ho un cazzo di spazio nella disk. Ok. Leggiamo un po'. A chi troverà questo biglietto? Non siamo che umili contatori cattori da Zaro, che usate come scudi umani. Non che mi lamenti, al lavoro come un altro, ma il bestiame sta morendo di fame. Ti preghiamo, straniero, abbi pietà, sono innocenti e non conoscono le leggi dell'uomo. Non far morire di fame i nostri polli. Fermato, umile contadino. Proprio nome e cognome, umile contadino. E niente. Non dobbiamo far morire di fame i nostri polli. Quei polli, questi polli del cazzo. Muovimi. Quindi dovete andare di qua e mangiare quella robaccia. Mangiate polli della minchia. Hai mangiato? Ah, bravo, bravo. Ah, ok, questo livello qua me lo ricordo, adesso è la PlayStation 1. Dai, mangiate, fammi vedere se c'è qualcosa di soldi così. No, in questa sezione i soldi non ce li regalano così. C'è crisi. Quindi dobbiamo andare qua. Noi dentro. Re Pellegrino. Io vorrei anche passare però, ok. Madonna, Riccardo Rovati. Ah, a proposito, non è che sto pensando così. Non è che la morte e il narratore sono la stessa persona, perché la voce che fanno è la stessa. Non so, magari è la storia narrata dalla morte, visto che è pieno di morte in sto gioco. Zoro sta nelle quadrille del posto come scudi umani. Penzolano in modo precario sopra pareti e punti del cortile. Al primo segno di guai, i demoni delle ombre tentano di sacrificare i prigionieri lasciandoli cadere sui pali. Si sveltuci i demoni di guardia e salvano i contadini da una morte orrenda. Va bene. Devo ucciderli per forza. In realtà c'ho la spada sbagliata. Poi dopo la cambio, uccidere per forza perché se voglio il calice. Porca puttana. No, una cazzatona ho fatto. Ciò non influirà sul mio ottenimento del calice, vero? Sala della pompa dell'olio di benzina. Ma ho capito. Na 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 na, poveri contadini. Hanno fatto una fine di merda. E c'ho ancora una spada di merda io. Ok, ammetto che comunque spiegare che quella lì è la leva che li buttava giù, no, Colpa del gioco, è il gioco che li ha uccisi. Ma comunque quel contadino stava bene, cioè tutti la stessa voce. Vediamo se posso spaccare queste cose perché sono uguali a... potevo spaccarli. Cosa?
Ehi? Sono incappato in un bug? Cosa? Che mi rappresentava quella roba? Solo per curiosità, eh? Boh, non ho idea. Un bug, probabilmente, sì. E i cannoni sparano dentro, no? Non fuori, proprio dentro. Ok. Che cazzo è sta roba? Sono un soldato di Zarok, sono ubriaca. E guarda che se salvavo non salvavo i contadini, che cosa ottenevo? Cioè... Che bravo, hai fatto una buona azione. Boh. Eh no. La 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 la. Oh cazzo. Posso fare il bastardo da qui? Sì, posso. Tanto non sembra che mi vedano qua. Sono coglioni sti demoni, oltre che cessi. Pa pa pa. A me il design di Medieval, anche se un po' bambinesco, non dispiace sinceramente questo di resurrection. Anche perché sinceramente non ce lo vedo da Medieval, non so, andare in concorrenza con i cazzo ne so se Silent Hill o roba del genere. Ok, oh, sta bene a morire, ok, grazie. Ma il calcio non sto avendo particolarmente particolare difficoltà ad aggiungere il quantitativo di anime richiesto. Sento dei rumori un po' fastidiosi, eh. Andiamo di qua. La boccia della vita, le bocce della vita. Ok, qui c'è uno zombie. Ma no, ho notato adesso che il cielo, sinceramente, è orribile. Cioè, ho visto texture del cielo migliore in Spiro 2 o 3. E quella era la Play 1. E comunque, alla fine del gioco avranno risparmiato un pochino sulle grafiche. Può succedere. Magari non so, sono le impostazioni della registrazione mia che lo fa vedere così, eh. La cosa bella è che se dai si cade da 600 metri non si fa niente, sulla prima invece si spaccava l'osso del collo e moriva. Ma se dai si spacca l'osso del collo muore, non so, tipo non si può prendere l'osso del collo di qualcun altro o cose del genere. È l'una delle stelle. Posso salire qui. Adesso, vabbè, prendiamo la vita, tanto. Benvenuto nella mia umile bottega. Spendi pure i sudari. Non hanno tasche, tirchio. I sudari. Che cazzo sono i sudari? Vabbè. Ho quasi tutta la vita, mi manca 3 di vita. Se vado lì, vestito da drago, mi faccio male. Sì. È poco male che non ho perso neanche troppa vita. Vorrei vedere ciò che succede. Ho cambiato arma, ok. Ok. Allora, per arrivare a calcio non ho tanto. Non ho tante anime da uccidere. Il problema base è sapere dove cazzo è il calice. Anche sapere come cazzo si va avanti. Allora lì c'è il coso. Devo passare di qua. Però così non si passa. Ho una runa. Devo trovare il posto in cui aprire la porta con quella runa lì. Insomma, la porta da aprire con quella runa. Non è questa, vero? Ah, invece è questa. Ok, perfetto. Pa, ra, pa, ra, pa.
Qui c'è dell'acqua, però non, nel dubbio non mi butto dentro. Qui c'è la lava. Lava come lava. Ma cosa? Ma dov'è la cosa di drago? Ma come? Vado a fuoco anche se sono vestito da drago, va a cagare. Aia, 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 aia. Nel dubbio sto vestito da drago anche qui dentro. Non c'è un cazzo, allora mi posso anche svestire da drago. Vediamo un po' il libro, cosa ci dice di bello? Gallomino infestato, un giro turistico. Il fantasma di Peregrino, ultimo dei Gallomini, è stato avvistato mentre vagava per queste sale. La storia racconta che lamenta la fine dell'età dell'oro di Gallomir, i suoi amici da tempo scomparsi e soprattutto la sua corona d'oro. Si dice che se potesse riavere la corona, del Peregrino potrebbe finalmente riposare. Ah, dobbiamo trovare la corona del Peregrino. Questa cosa qua non me la ricordo da Medieval. È una trappola. Ok. Questa cosa qui della corona non me la ricordo su Medieval normale, ma c'è anche da dire che questo livello qua l'avevo fatto due volte, quindi. Ok, faccia a faccia col demone è abbastanza scomodo. D'altra parte, combatto da lontano con l'arco e la balestra è una vera rottura di coglioni, quindi va benissimo così. Vuole morire. Oh, che bello. Non devo più uccidere nessuno perché ho 100% di calice. Vaffanculo. Mi sono cacato addosso. Ho sbagliato tasto. Ma no. Data, cerchiamo sta colonna di merda. Ok. La 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 la. Questo mi sembra difficile, sia spaccabile, viste le texture. Oh, amico mio, levati dal cazzo. Passiamo di qua, passiamo di qua. La corona è stata così facile prenderla. Certo, vabbè, c'è un po' di casino, un po' di fuoco, però. Pa -na -pa -ra -per. Para padera per. Para pa. Vita, questa qui mi serve. Questa qui serve sempre. La PS Vita. Ok, andiamo qua. Ora che ho la corona devo andare nel coso di Red Pellegrino. E con cose non deve proprio pene, sì. Dobbiamo mettere Seromix. Sir Daniel Fortescue, il più nobile dei miei cortigiani, il più audace dei miei capitani, il più goffo della mia squadra di croquet. Oh, doverci incontrare in un'ora così buia, col fato di queste terre di nuovo nelle vostre mani. Buon Dio, Fortescue, dov'è la vostra mascella? Peccato, vecchio mio, un bel problema con la carne, eh? Posso farvi fare un brodino, forse? Oh, ma certo! La mia pietra di Anubi è vostra. Non conosco uomo migliore cui affidarla. Tuttavia, mi preoccupa leggermente di più l'esercito di demoni delle ombre nascosto sotto di noi in questo monte. Si stanno preparando a invadere la buona vecchia Galomir. Se vogliamo sconfiggere quel fellone di Zarok, dobbiamo far loro crollare il castello in testa. Mi seguite? La soluzione è semplice, ovviamente. Qualcuno deve liberare la lava dietro le chiuse del castello. Bruciare quei dannati su due piedi o da seduti che fa più male. Sapevo che vi sareste offerto! Che uomo! Un passaggio segreto dietro il trono vi porterà alla leva della chiusa. Dovete solo tirarla. Ovviamente è una missione molto pericolosa, anche per un morto. Oserei dire che quando quel demonio vedrà cosa avete fatto, vi farà passare l'eternità tra innominabili tormenti. Ma io so bene che cose simili non sono nulla per un uomo del vostro coraggio, Fortescue. Splendido, vecchio mio! In bocca al lupo! Ok. Quindi il calice. Cioè, so che sono ossessionato dal calice, ma proprio puttana non voglio andarmene via senza. Vediamo
Comunque, Pellegrino, ero quasi sicuro che l'avessero messo a Riccardo Rovatti per l'ennesima volta, ma vabbè, leggiamo. Non guardare la leva. L'usi proprio sarà assegnata come bisogno corretto. E se tipo volessi andare avanti. Vabbè, fanculo, sarà più avanti il calcio, perché. Porca puttana, io non ce l'ho il codice! Allora, devo buttarli giù. Ta 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 ta. Ma che due coglioni sta. Adesso prima o poi riesco a buttarli giù, eh. Giù uno. Giù anche te. Che palle. Vabbè, se uno doveva attivare sta cosa qua, i guardiani lo rompevano il coglione lo stesso, no? E tanto Gallo era comunque della merda, quindi che cosa cambiava? Vabbè, cerchiamo sto calice di merda sperando che sia nelle vicinanze, perché andarmene senza calice proprio non mi va. Puttana merda, che stronzata. Dai! Attivati! Ma dove cazzo è sto calice? Ok, no, io adesso torno qua. Vedo un attimo una cosa. Non è andarmi senza calice, io non ci sto. Cosa qui? Oh merda. Ma che è sto filmato? Non rompere i coglioni con questi filmati, ha poco tempo. Ah, ok. Ok, io credo che il calice a questo punto sia qui. Dai. Ho pochi secondi. Dove cazzo è il calice? Dove porca puttana. Allora, un attimo, piano. Mi fermo. Salvo, guardo se c'è il calice e poi dopo torno dentro. Ok, dopo aver capito che il calice non faccio in tempo a prenderlo, passiamo oltre a miglior vita e rifarò a livello dopo. E vabbè, adesso vado a prendere il calice. Che cazzo? Un attimo. Che tipo. Ah sì, certo, sono un coglione, devo prima bucare il muro. Ma cioè, ho trovato il calice, non avete idea di come cazzo fosse nascosto bene. Era tipo. Avete presente quando dobbiamo arrivare dal re Pellegrino, no? Nascosto là. Cioè, nascosto no, nel trono. Che c'è la botola che ci butta giù, no? Ecco, è lì sotto dovete mettere. Dove bisogna buttarsi con l'armatura del drago. Porca puttana, nasconderlo un po' meglio. Cioè, un po' peggio. Cioè, insomma, un po' più visibile. Comunque siamo verso la fine del gioco, quindi ci sta che sia un po' complicato. Cioè, neanche complicato, cioè più che altro. Bisogna ragionarci un po' su. Vediamo un po'. Già ci aspetta. Quello lì è quello che parla strano. Guarda, questo già fatto. È aperto qua, deve andare a parlare con. Questa tizia con la faccia da Play 1. Ok, ci vediamo un po' che ci dice di bello. Daniel, eccoti qui, caro. Ero così preoccupata quando te ne sei andato. Vieni qui, che ti possa vedere. Bene. Sei più debole di un gattino, appena masticato da un mastino. So che hai un cuore da eroe, Daniel. Non ascoltare gli altri. Le folle che ridono, le orde che ti prendono in giro, che ti chiamano faccia di bersaglio. Non ti conoscono come ti conosco io, Daniel. E ti aiuterò a dimostrare che si sbagliano di grosso. Essendo un'indomabile super donna celtica, ovviamente
Ho la mia riserva di fulmini magici a mia disposizione. Tieni, li lascerò usare anche a te. Fa attenzione, però. Lasciano dei bruttissimi segni di bruciato sulle fibre naturali. Livello 1. Dai, ti danno forse fulmine. Ecco qua. Livello 1. Minchia, il gioco si è bloccato. È così potente quest'arma qua che si fa bloccare il gioco. Non è che... Non dà l'idea della potenza, effettivamente. Però, vabbè, va benissimo così. Ora, togliamola per risparmiare tutte le munizioni. Direi che possiamo darci appuntamento nella prossima parte. Fox, alla prossima, ciao!